Social. Benvenuti cari amici di Radio News 24 e Live Social. Io sono Angelo e qui con noi oggi ai nostri microfoni abbiamo Stefania Zangari, architetto. Ci parla del suo studio e di molto altro ancora. Stefania, benvenuta ai nostri microfoni. Grazie, buona giornata a tutti. È veramente un piacere averti qua con noi. Allora, io direi di partire dal discorso forse più semplice e basilare di tutto. Sei un architetto e ci parlerai del tuo studio. Certo. Ti chiedo, raccontaci un po' del tuo studio. Bene, allora il mio studio è a Milano, si occupa prevalentemente di creazioni e ristrutturazioni e progettazione in ambito residenziale e non solo. Fondamentalmente siamo uno staff, perché io ritengo che il nostro lavoro più di altri sia fondato sul lavoro di gruppo, perché non possiamo essere tuttologi, quindi servono più persone con varie conoscenze, con varie modalità di apprendimento, con varie caratteristiche per formare un team completo. Fondamentalmente da noi arrivano clienti che hanno la necessità di ristrutturare il loro appartamento o di creare il loro appartamento, di costruirlo ex novo, e noi gli diamo tutti gli strumenti per poterlo fare. Tutti sanno, soprattutto in questo momento storico, quanto sia importante la casa. L'abbiamo vissuto con questo periodo di lockdown, quindi io penso che la casa sia il luogo più importante dove ognuno di noi deve sentirsi a suo agio. Quindi per noi il lavoro fondamentale è far sentire a suo agio nel proprio ambiente il cliente che viene da noi. Certo. E soprattutto cercare di investire nei sogni dei singoli clienti, perché chi viene da noi ci ripone prima di tutto immensa fiducia. Noi dobbiamo cercare di non deluderli e fondamentalmente cerchiamo insieme a loro di realizzare i loro sogni. La figura tipica è magari il giovane, la coppietta che costruisce la prima casa, che è un grandissimo investimento. Certo. Quindi dobbiamo cercare di portare a termine con loro i loro sogni e le loro emozioni. Beh, certo, giustamente. Ma a questo punto ti volevo chiedere, che progetti state portando avanti in questo momento? In questo momento abbiamo varie ristrutturazioni di appartamenti residenziali, stiamo portando avanti delle creazioni di uffici, quindi seguiamo anche il terziario, abbiamo costruito delle palazzine residenziali, portiamo avanti anche tutte quelle questioni che riguardano le novità del momento, quindi i recuperi fiscali, la famosa pratica del 110, tutto ciò che concerne la ristrutturazione, la costruzione a 360 gradi. Ma guarda Stefania, visto che abbiamo del tempo per poterci raccontare un po' di quello che fai, la tua attività e molto altro ancora, io ne approfitto un attimo i tuoi contatti social. Cari amici che ci state ascoltando in macchina, in questo momento potete vedere su Radio News 24 Live Social l'intervista per intero video, e da lì potete vedere sotto il banner con tutti i dati che vi sto già per dare adesso, quindi 347 3089 823, via Carlo Innocenzo Frugoni 26 a Milano, dove c'è direttamente lo studio. Stefania Zangari, architetto, associati studio Stefania Zangari, LinkedIn direttamente dove ti possono trovare. Visto che mi hai parlato del tuo studio e dei progetti, arriva la domanda forse quella più difficile del mondo: quanto è importante una figura professionale come la tua, visto che si parla di progetti, quindi portarli avanti e seguirli? Allora, io ritengo che un professionista in ogni ambito sia una figura indispensabile, perché ognuno di noi ha esperienza nel proprio settore, ma a volte magari è limitato in altri, quindi è fondamentale, perché un professionista ti aiuta a realizzare sì quelli che sono i tuoi progetti, ma soprattutto a seguire quelli che sono gli aspetti normativi, gli aspetti economici, che non sono da meno in questo momento, perché comunque l'idea di poter sviluppare un progetto con un budget seguito da un professionista, secondo me è fondamentale, perché non tutti sanno che per un determinato materiale ci sono innumerevoli prodotti, quindi la figura del professionista magari è quello di indirizzarlo sul prodotto più idoneo e migliore per quello che è il caso, ma soprattutto l'aspetto normativo, perché viene certo molto sottovalutato. In realtà io credo che sia alla base di tutto, perché fondamentalmente seguire un progetto che
rispetti anche le regole, che rispetti tutti i parametri, è fondamentale, perché ti permette un domani di non avere problemi, ti permette di risparmiare, perché fondamentalmente un progetto che non ha problemi non prevede un esborso superiore di soldi. Quindi so che pongo spesso l'accento su questa cosa, ma soprattutto sui giovani è fondamentale avere un obiettivo, avere un budget e far sì che questo si realizzi spendendo meno possibile, e il professionista ti fa spendere meno possibile. Beh, fondamentalmente cosa, questo. Questa cosa è veramente veramente molto bella. Io a questo punto ripeto: Stefania Zangari Architetti Associati Studio Facebook, o se no Stefania Zangari LinkedIn. Ti volevo chiedere, visto che abbiamo parlato del studio, dei progetti, tutto quello che poi ti segue di conseguenza, non abbiamo parlato forse della cosa più importante: i servizi che offrite all'interno del vostro studio. All'interno del nostro studio offriamo vari servizi, fondamentalmente siamo più architetti, c'è anche un ingegnere, noi ci occupiamo di tutte le pratiche a supporto delle ristrutturazioni delle nuove costruzioni, quindi dalle pratiche comunali, catastali, alle perizie, a un servizio che va anche nel dettaglio, perché seguiamo la ristrutturazione dall'ingegneria fino all'arredo. Noi facciamo il classico servizio chiave in mano, cioè ti facciamo trovare anche la tavola apparecchiata con i fiori, perché fondamentalmente secondo me serve avere una visione completa e globale del progetto, quindi dall'inizio alla fine, e l'accessorio poi completa quello che è stato il tuo progetto. Fondamentale è anche integrarsi col cliente, quindi il servizio diciamo più importante di tutta una ristrutturazione è quello della direzione lavori, quindi noi col cliente fondamentalmente studiamo il progetto fino nel dettaglio e lo seguiamo in cantiere giorno per giorno. Ci occupiamo anche di sicurezza sui luoghi del lavoro, quindi oltre all'aspetto estetico funzionale c'è un aspetto che oggi come oggi è veramente fondamentale e importante, che è quello della sicurezza. Quindi beh, certo, tendenzialmente un po' tutto, l'aspetto energetico, perché abbiamo anche il perito termotecnico che segue anche tutto l'aspetto energetico, quindi varie figure complementari che insieme si uniscono per creare un progetto. Certo, giustamente. Guarda Stefania, stiamo arrivando ufficialmente alla fine, ho il tempo per un'ultima domanda, ne approfitto per chiederti quanto tempo ci vuole per poter portare avanti un progetto? Insomma, ci sono delle tempistiche uguali per tutte o variabili ampio? Allora, le tempistiche sono variabili in funzione del progetto, ma se stiamo parlando di un appartamento tipo, indicativamente tra il progetto e la realizzazione dei lavori ci vogliono circa tre mesi, con la realizzazione già eseguita, perché poi fondamentalmente un aspetto importantissimo è che noi facciamo squadra con gli operai, con le squadre che lavorano per noi, e quindi ti parlo di una tempistica per avere il tuo appartamento pronto. Io vengo a vederlo con te oggi e dopo tre mesi tu entri in casa con la tua famiglia. Beh, certo. Guarda Stefania, ti ringrazio per quello che tu ci hai raccontato, ma siamo arrivati ufficialmente alla fine. Io ti auguro una buona serata e un grandissimo in bocca al lupo davvero per tutto. Grazie a voi, buona giornata. Continuate a seguirci sempre su Radio News 24 Live Social, noi torniamo subito con un'altra storia sempre ai nostri microfoni. Live Social.